Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto. Come sempre, l'approfondimento amministrativo regionale, sia dal punto di vista dell'Assemblea legislativa ma anche delle attività principali della eh, Regione. Saluto il Vice Presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Vinicio Guasticchi, del Partito Appunto. Democratico. Benvenuto. Benvenuto a Marco Squarta, capogruppo di Fratelli d'Italia, Vice Presidente della Commissione per le riforme statutarie. Partiamo, vabbè insomma è argomento che riempie le prime pagine, che è quello del terremoto in Valnerina, la valutazione, la vostra valutazione su come le istituzioni tutte stanno gestendo questa fase di emergenza, della ricostruzione e quali secondo voi le priorità, Agosticchi? Eh, certamente siamo di fronte a un fenomeno unico, drammatico nel suo genere e gli interventi devono essere coordinati. Sarebbe auspicabile, sarebbe un sogno quello di pensare che magari un unico interlocutore possa dare risposte immediate. Certamente tutto ciò che è stato possibile mettere in campo è stato messo in campo da parte della Regione. C'è un problema serio, di natura burocratica, e questa è la denuncia costante che viene fatta dai sindaci. Purtroppo anche in un'emergenza drammatica come questa la burocrazia ha il sopravvento su tutto il resto, per cui sindaci che sono veramente degli eroi, perché si ritrovano, consideriamo che sono sindaci di piccoli, piccolissimi comuni, per cui eh, dei soggetti che guadagneranno dai 300-400 euro al mese, tanto per essere chiari, e che eh, ovviamente svolgono anche un'altra attività professionale, mi auguro. E si ritrovano a dover affrontare una, una montagna di incombenze e di criticità, che poi ovviamente inaspriscono anche i rapporti tra istituzioni. Quindi eh, i controlli vanno fatti assolutamente, però è anche necessario entrare nella psicologia di, di coloro che gestiscono questa fase così delicata del terremoto e soprattutto una psicologia dei poveri eh, cittadini che si ritrovano fuori di casa. Perché? Eh, un conto parlarne in maniera teorica, un conto pensare come se uno di noi in questo momento eh, venisse a sapere che non ha più casa, non ha più roba dentro casa e non sa più neanche quando poter rientrare. Ecco, mettersi in quell'ottica eh, giustifica fortemente eh, lo stato d'agitazione che stiamo, si sta verificando nelle zone terremotate. Io mi auguro che anche da questo punto di vista ci sia una... Una visione più, più, più elastica, più razionale, più operativa rispetto al passato perché altrimenti eh, la burocrazia sta bloccando gran parte degli interventi strategici. Quindi sburocratizzare molta, mm. molte situazioni, no? Questo, il, la sottolineatura di Guastichi. Squarta, lei che dici? Ma io eh, credo che tendenzialmente quello che è successo qualche mese fa è sicuramente qualcosa di drammatico, è vero anche che. Per quanto riguarda il primo approccio, che c'è stato da parte delle istituzioni, dalle associazioni di volontariato, quindi Protezione Civile, Regione Comune, è stato sicuramente un approccio positivo. E qui credo che le distinzioni politiche debbano essere superate di fronte a queste cose. Però è anche vero che, come avevamo più volte denunciato noi, purtroppo ci sono stati dei ritardi e delle situazioni anche ritengo ancora incomprensibili, perché noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che aveva dichiarato che entro Natale tutti quanti avrebbero avuto dei container, abbiamo visto che purtroppo così non è stato e soprattutto abbiamo visto il problema serio di questi container perché noi dobbiamo ricordare che i nostri terremotati che non opteranno per l'autonoma sistemazione, perché possono optare per l'autonoma sistemazione, quindi prendono 600 fino a 900 euro al mese per poter trovare un alloggio in affitto, oppure vanno in questi container, ma ricordiamo che sono container da 15 metri quadrati ciascuno, tre posti letto, con i bagni in comune e quindi voi pensate se è possibile che i nostri cittadini possano, guardate anche le temperature di oggi, vivere in queste condizioni. Quindi per me si dovrebbe fare molto di più, non è assolutamente imputabile agli amministratori del luogo perché come diceva prima il consigliere Guasticchi sono delle persone che veramente stanno fronteggiando l'emergenza in maniera credo eccezionale e inappuntabile, però a livello nazionale, a livello governativo è impensabile, quindi noi non possiamo ancora supportare questa burocratizzazione e questi ritardi. Meritano una sistemazione dignitosa queste casette di legno, anche lì l'elore che è stato fatto, è stato fatto anche nella prima scossa, cioè tra agosto e l'altra scossa di pochi mesi dopo, di circa due mesi dopo, perché si è, secondo me, sottovalutato il fatto stesso che già nella prima scossa noi avevamo a che fare con 500 sfollati, quindi poi si è ritardato tutto. Quindi questi terremotati meritano queste casette berrette di legno che hanno annunciato che sarebbero arrivate addirittura in primavera. Io non lo so, devono arrivare prima possibile. Non è possibile continuare così. Le foto anche che vediamo tutti i giorni i telegiornali vedono in che condizioni sono i nostri concittadini della Valnerina. Non è pensabile, quindi è necessario velocizzare, sburocratizzare e la cosa dei container, credo 15 metri quadrati in tre con i bagni in comune, sia una questione inaccettabile, anche perché poi non è populismo ma è la pura realtà, noi stiamo accogliendo migliaia di persone che non vengono dalle zone di guerra, che non godono del diritto di asilo e che hanno vitto alloggio, spese mediche addirittura anche la paghetta e quindi io credo che di fronte a una situazione di questo tipo sia del tutto inaccettabile. Allora ha aperto sicuramente un altro tema che è quello dell'immigrazione, riparto da lei squarta e così parliamo anche del nuovo pacchetto di misure sull'immigrazione eh, che proporrà eh, in queste ore il Ministro. Marco Ominiti. Questa trasmissione la stiamo registrando oggi, è martedì 17 gennaio. Quindi, per chi ci segue, ecco, vi dico anche il giorno di registrazione in modo tale che di quello. Eh, di cui parliamo ha eh, un'attualità a volte anche relativa. Comunque questo pacchetto di misure che proporrà Minniti l'obbligo per i richiedenti asilo in Italia di svolgere lavori socialmente utili in attesa di avere la possibilità di accedere allo status di rifugiato e stage nelle aziende per diplomati e laureati. E le nuove norme dovrebbero anche prevedere modifiche relative al reato di clandestinità e disciplinare i nuovi centri di identificazione ed espulsioni, i CIE, con l'obiettivo di rendere più efficienti e veloci le pratiche e le procedure per i rimpatri degli irregolari. È questo è un tema sul quale lei spesso interviene. Cosa, cosa ne dice di queste, di queste proposte, Squart? Ma sono proposte alcune anche in parte condivisibili, faccio riferimento ai lavori socialmente utili eh, di questi profughi, tra virgolette, che, che noi stiamo accogliendo, però il dato è allarmante, questo è questo che ci sfugge. Noi abbiamo audito in commissione il prefetto di Perugia ed Eterni e ci hanno detto una cosa chiara, noi delle persone che accogliamo solo uno su quattro godono del diritto di asilo, cioè noi stiamo accogliendo tre quarti di finti profughi che non vengono dalle zone di guerra, che non godono del diritto di asilo, che vengono qua, vengono mantenuti almeno per un paio d'anni e che poi non siamo in grado noi di capire dove vanno a finire. Cioè, quindi, di cosa parliamo? Fare lavori socialmente utili a chi? A persone che non godono il diritto di asilo, che non dovrebbero stare qui perché non vengono dalle zone di guerra. Noi diciamo accogliamo chi viene dalle zone di guerra, chi ha il diritto di asilo, per carità, dobbiamo accogliere, ma chi non, lo, chi non viene da queste zone, gli facciamo fare lavori socialmente utili quando abbiamo una disoccupazione giovanile allarmante, quando abbiamo dei malati di sla. Per cui le nostre ASE non hanno nemmeno i soldi per cambiargli le, le cannette nel momento in cui vengono intubati, tra virgolette. Di cosa parliamo? Allora, chi viene dalle zone di guerra, chi gode del diritto di asilo, deve essere accolto e ci vuole la massima umanità nei confronti di queste persone. Ma noi non possiamo accogliere lavori solamente utili, stage nelle aziende, persone che non godono del diritto di asilo, quando abbiamo, è l'ultimo dato ISTAT, italiani tantissimi in difficoltà che non arrivano a fine mese, che devono scegliere se pagare l'affitto Oppure se mangiare, basta che sentiamo quello che ci dicono la Caritas. Allora, com'è possibile? Ma del resto se una persona fa una spesa per due persone a cena la sera, non può invitarne otto. Questo purtroppo è un ragionamento di buonsenso. Perfetto, chiarissimo. Anche perché poi si rischia di creare allarme sociale e soprattutto poi purtroppo abbiamo dei fenomeni di violenza e di razzismo per i quali appunto l'Italia non è... Appunto consono. Questichi è un tema molto delicato. Lei ha fatto l'amministratore sia a livello comunale che presidente della provincia per diversi anni, quindi si rende conto forse anche meglio di chiunque altro. No? Quando la gente comunque non, non ce la fa più e si rivolge a Beh, voi. Certamente è difficile trovare dissenso su questo tema perché non c'è destra o sinistra, c'è una presa, presa d'atto di una situazione anche questa di grande emergenza, ma. Soprattutto c'è una presa d'atto che l'Italia viene lasciata sola ad affrontare <coughs> un problema di portata mondiale. E, eh, questo certamente va a incidere su quelle che poi sono le scelte, nel senso che oggi eh, è difficile fare una scelta razionale e, e strategicamente corretta perché non siamo in una condizione normale, c'è una condizione di grande emergenza. Sono sbarcati più di 170.000 profughi, profughi 170.000 persone. <coughs> nel 2016 si parla addirittura di triplicare questo numero nel 2017 è un esodo biblico vero e proprio e certamente quello che è stato contestato anche in quella riunione che diceva prima il consigliere Squarta da parte mia per esempio è come mai una legge che oggi esiste <coughs> e non è stata modificata che la legge Bossi-Fini che di fatto non consente eh, il... Diciamo, il rimanere in Italia soggetti che non ne hanno diritto e che non ne hanno le caratteristiche non possa e ribadisco, non possa essere applicato. cioè, le leggi se ci sono devono essere applicate, poi se non può essere applicata la legge Bossi Fini per l'espulsione immediata, bisogna capire i motivi. Allora, eh, certamente non è possibile che tutto il peso di questa emergenza ricada molte volte sulle spalle dei cittadini perché poi succede questo. Perché ci sono forti concentrazioni di <coughs> eh, questi irregolari in comunità estremamente piccole, vulnerabili, dove si mischia tra l'altro già una presenza eh, massiccia, per esempio, di extracomunitari eh, islamici, come nel caso dell'Alto Tevere o di Umberti, della la città dove io vivo. Eh, e quindi questa miscela diventa una miscela esplosiva: nel senso che la gente non riesce a capire perché. Eh, possano, si debba vivere un'emergenza così forte, così impattante quando oh, poi questa viene eh, gestita a macchia di leopardo. Quindi non c'è un'omogeneità. Rispetto ai CIE, Guastichi, poi ritorno da Squarta, eh, ci sono delle posizioni diverse, no? anche all'interno degli stessi schieramenti politici, sull'apertura uh, di, di questi centri eh, a livello regionale. Lei che ne pensa? Allora, ognuno oggi eh, si sente in dovere di poter dare una ricetta. Allora, io ritengo che eh, certamente trovare una soluzione per cui ci sia un coordinamento, un controllo di tutti, queste, di tutti questi. Eh, irregolari, rifugiati che vengono mandati nella nostra regione sia fondamentale. Poi che si, chiama, si chiami CIE o si chiami qualcos'altro, che ci sia un punto dove realmente, ovviamente tenuti in maniera eh, civile, non come quelle immagini che abbiamo visto, cioè è meglio investire in una struttura che può dare garanzie di mantenimento di un livello di vita ovviamente dignitoso, di un eh, controllo effettivo delle persone presenti della tutela delle persone presenti per evitare che eh, addirittura questi centri di raccolta, questi centri, eh, queste residenze temporanee diventino eh, una sorta di inferno in una nazione occidentale perché poi è questo quello che avviene. Noi dobbiamo da una parte garantire ai nostri cittadini e dall'altra garantire anche che per breve che sia il, la permanenza nel nostro territorio, queste persone non siano trattate come animali, perché purtroppo quello che vediamo e quello che leggiamo nei giornali ci dà solo un quadro del genere. E bloccare, questo lo voglio dire a livello istituzionale, tutti i tentativi eh, che vengono fatti in, in questi ultimi tempi, da parte di magari imprenditori senza scrupoli, di acquisire immobili importanti, ex alberghi o cos'altro con l'intento e con la speranza di poter trasformare tanti piccoli centri per rifugiati e su questo le istituzioni devono stare molto attente e bisogna eh, tenere gli occhi aperti a tutti i livelli istituzionali. Guarda, dice Guasticchi, sì, i CIE, ma con certe caratteristiche, no? Mi sembra eh, abbastanza chiaro il concetto, lei, lei che ne pensa invece? Perché Ma questi ci dipende che ruolo svolgono, perché questi CIE centri di identificazione ed espulsione, se identifichiamo un soggetto e capiamo che non gode il diritto di asilo, poi viene espulso, hanno un senso, altrimenti andiamo a creare sovrastrutture, anche perché ragazzi, il bio capisco perché conviene avere un'immigrazione incontrollata di questo tipo, non lo dico io, basta vedere le leggi. Oggi è giusto che tutti sappiano che il giro di affari della gestione dei immigrati è un giro di affari spaventoso, di circa 4 miliardi di euro l'anno. Voi Considerate che gli asili pubblici gratuiti costerebbero allo Stato 1 miliardo e 200 milioni di euro l'anno. Okay? Chi li gestisce? Li gestisce gli asili pubblici, eh, scusate, queste eh, immigrazioni incontrollate, questi finti profughi principalmente, delle cooperative che una legge del 1995 quando arrivarono per la prima volta in Puglia, sancisce sostanzialmente che loro non devono rendicontare come spendono questi soldi. Cioè mentre un cittadino normale, se partecipa a un bando pubblico, deve portare una montagna di fogli di burocrazia, queste cooperative, che poi andiamo a vedere, perché poi sono sempre quelle sostanzialmente che gestiscono questi immigrati, arrivano sostanzialmente ad prendere una marea di soldi che poi non devono presentare nemmeno uno scontrino di come utilizzano queste risorse. Allora c'è un business forte dietro questa immigrazione incontrollata. La gente ha capito perché ne stiamo accogliendo tantissimi anche senza il diritto di asilo, quindi ripeto o si dà o si va verso una direzione chiara, perché altrimenti poi la gente quando va a votare, noi l'abbiamo visto, ma non solo in Italia, l'abbiamo visto negli Stati Uniti, l'abbiamo visto in tante altre realtà, credo che lo vedremo bene pre, pre, presto anche in Francia. La gente non è stufa e non è razzista la gente, però la gente non accetta e nei momenti di difficoltà in cui non riusciamo a fornire assistenza adeguata, spesse volte addirittura quella necessaria, ai nostri concittadini in difficoltà, ci permettiamo il lusto di speculare e di fare business su soggetti che non dovrebbero stare nel nostro paese perché non vengono né dalle zone di guerra né tantomeno godono del diritto di asilo e non lo dico io, lo dicono i dati della prefettura allora eh, siamo a metà trasmissione, ci sono altri argomenti. Parliamo di sanità, siamo alle porte del nuovo alle porte c'è cioè, il nuovo piano sanitario regionale, le proposte sono molte variegate. Da dove partire? Squarta il piano sanitario regionale credo che ancora ci sia del tempo perché lo portino. Credo che qualche difficoltà la maggioranza in sanità ce l'ha perché l'ho vista in questo tempo più che preoccuparsi di eh, problematiche serie come al di là dell'abbattimento delle liste d'attesa, ancora se una persona va a richiedere una mammografia o un esame gastroenterologico spesso volte da aspettare 8-10 mesi, oppure pensiamo ai disabili, alle persone non autosufficienti, purtroppo oggi la maggioranza, Pensa a risolvere il nodo dei direttori, quindi è più concentrata nel fare una norma che eh, preveda l'istituzione di un direttore generale che permette di incasellare le loro divisioni, che pensare in realtà ai problemi veri delle persone. Io credo che oggi la proposta che io farò, perché al di là delle. io poi sono una persona che chi mi assegue vede che sono anche di buon senso e non sempre eh, diciamo, di natura oppositiva, uh, perché per esempio ho collaborato con l'assessore Barberini, per i malati di Sla abbiamo ottenuto degli importanti risultati, così come credo nel piano sociale per i non autosufficienti e per i disabili. Però ricordiamoci una cosa importante, noi viviamo in una regione di circa 800.000 abitanti, abbiamo due ASL, due aziende sanitarie, quando per esempio in Lombardia o nel Lazio una ASL almeno ha un milione di abitanti. Quindi la proposta che io farò è quella di arrivare ad una legge che arrivi alla creazione di un'unica AS, di un'unica azienda ospedaliera, ovviamente non è che gli ospedali saranno tolti, rimarranno eh, Terni e Perugia, però semplificheremo, avremo meno direttori, meno persone che guadagnerà super stipendi senza capire cosa fa, perché ripeto abbiamo 800.000 abitanti e poi soprattutto credo che l'emergenza principale sia quella dell'abbattimento delle liste di attese. L'abbattimento delle liste di attesa non si fa come ha fatto finora la maggioranza, cioè dando dei soldi a chi ha dei carrozzoni tipo WebRed, centinaia di dipendenti pagati da tutti noi, poi bisognerebbe aprire anche un capitolo su come vengono assunte alcune persone, che non risolvono niente, perché qui gli diamo milioni di euro, ma le liste di attesa sono enormi. Allora, come si risolve il problema delle liste di attesa? Appliando al privato, perché siccome sappiamo tutti che gli ospedali non sono in grado di gestire questa emergenza dobbiamo aprire al privato, controllato, accreditato, che possa permettere di smaltire queste distrettezza, che credo siano il problema principale che oggi attanaglia la nostra sanità regionale. Allora, come verrà composto questo piano sanitario? Quando arriverà a e Quali sono le sue priorità? Ma intanto io non ho una priorità personale perché è bene capire che quando si parla di interesse pubblico come nella sanità, bisogna, bisogna capire intanto dove sono le criticità tirarle fuori, certamente quella delle liste d'attesa è fondamentale e non si risolve secondo me con il privato, anzi il privato deve seguire un proprio percorso che molte volte in virtù dei ticket diventa competitivo in maniera autonoma con la struttura pubblica, per cui non penso che bisogna integrare e incrementare risorse sul privato, anzi bisognerebbe utilizzare quelle risorse proprio per consentire una, uno svolgimento più celere e massicciamente più importante da parte del pubblico, soprattutto per gli esami stra, strategici, cioè chi ha un tumore, chi ha un, la necessità di di dover avere una, diciamo, una, una risposta immediata, a parte il fatto che oggi già questo è possibile, basta inserire, il, richiedere che la richiesta del medico curante abbia una priorità per cui i tempi sono molto, molto, molto più limitati rispetto alle emergenze. Però bisogna incentivare soprattutto oh, l'attività pubblica su questo perché penso che eh, attivare invece un'alternativa dei privati in un sistema come il nostro diventerebbe fortemente penalizzante. Non siamo gli Stati Uniti, cioè noi non partiamo, i nostri cittadini non hanno una previdenza privata, sono in pochi che ce l'hanno, eh, il nostro è un sistema dove c'è una previdenza pubblica, per cui è giusto, è necessario, visto che questa è stata una, una conquista eh, nei decenni, è necessario che eh, si risolva in maniera strategicamente seria. Questo che vuol dire? Si possono fare tanti risparmi sulla sanità, ovviamente cominciando a eliminare i doppioni, cominciando a eliminare quello che può essere una ingerenza politico-sanitaria, non solo non politica, all'interno di quelle che sono le scelte. Cioè è assurdo pensare che in una regione piccola come la nostra si sovrappongano dei primariati, addirittura qui si sovrappongono. 3-4 primariati in tutto il sistema sanitario regionale, cioè, quindi una razionalizzazione vera, una razionalizzazione di quelli che sono i centri dirigenziali, troppi direttori generali, troppi direttori amministrativi, troppi direttori sanitari, cioè, questi personaggi probabilmente dovrebbero essere ridimensionati, anche perché molte volte non svolgono un ruolo asettico, ma un ruolo... Eh, di politica sanitaria autonoma e questo è bene che eh, venga ricondotto nell'alveo della normalità. Voleva dire qualcosa a no, Squarta? La cultura del privato, ovviamente, io che vengo da una destra di natura sociale non vuol dire che uno deve pagarsi, però allora se uno va su un centro privato a fare degli esami, paga il ticket come se svolgesse presso il pubblico, quindi per il cittadino è uguale, paga il ticket, poi se lo fa sul privato convenzionato o sul pubblico, ma è fisiologico per chi conosce bene la materia della sanità che abbiamo degli strumentazioni presso gli ospedali e un personale così carente che non può soddisfare le esigenze di così e tanta richiesta. Quindi si apre al privato convenzionato... Numericamente numer carente, non eh, no, qualitativamente no, numericamente no, tant'è vero solo in pochi orari durante la giornata possono fare degli esami, quindi si apre a dei privati convenzionandoli senza scegliere questo o quello, ma con banni di gara pubblici, quindi chiunque può partecipare, però il cittadino paga come se va all'ospedale. Quindi il ticket non è che paga all'americana con l'assicurazione, paga come il ticket... Le liste di attesa si abbassano perché tanto lo vediamo, gli ospedali e le ASL per numericamente e il tipo di strumentazione non sono in grado di abbattere le liste di attesa. L'ultimo allora, tema che vorrei affrontare in questo breve spazio con voi riguarda l'ambiente, tra gli argomenti che da mesi occupano uno spazio particolare nei mass media ma anche all'interno degli ordini del giorno dell'assemblea legislativa il tema ambientale appunto dalla Val Nestore a Gesenu, dalle polveri sottili alla chiusura del ciclo come farlo per lo smaltimento dei rifiuti ecco è un tema che sta occupando eh, anche questo l'assemblea legislativa Guastichi sì, intanto dobbiamo tener conto di un dato oggettivo cioè la, lo smaltimento dei rifiuti è una priorità che va gestita secondo me all'interno della regione cioè la soluzione dei rifiuti non è quella di mandare rifiuti umbri in Toscana, in Campania o in Germania, perché questo avviene in molti casi, o in altre regioni limitrofe. Dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte razionali eh, che non danneggino la popolazione, che garantiscano la, una gestione salubre del, del, dei rifiuti. Ma prendendo atto che le grandi discariche che noi che finora hanno dato respiro alla gestione dei rifiuti in Umbria si sono esaurite o si stanno esaurendo. Per cui è inutile che andiamo avanti con i veti eh, incrociati. Cioè, oggi non c'è una proposta seria di come sostituire Borgo Giglione o Pietramelina. Quindi ritengo che eh, questo vada sia un tema che va affrontato con eh, serietà, con pacatezza. E con, soprattutto senza speculazioni, perché eh, bisogna assolutamente perseguire in maniera, maniera dura tutto ciò che di regolare viene fatto su questo delicato ambito, quello appunto del, dei rifiuti, però allo stesso tempo bisogna anche trovare soluzioni. Per quello che riguarda poi invece il, i titoli strumentali. E, e fatti per scandalizzare i lettori molte volte creano dei danni incredibili. Perché esiste una crisi seria in Val Nestore. Sicuramente bisogna verificare a fondo quello che è successo. Però definire quell'area così, così bella, anche passaggisticamente la Valle dei Fuochi significa eh, creare un messaggio talmente eh, dirompente in quel territorio che fa danni economici enormi. Quindi non sottovalutare il problema, ma verificarlo fino in fondo, ma anche cercare di rilanciare il territorio. Stessa cosa lo vediamo con il terremoto, purtroppo, perché il fatto che c'è un terremoto in un'area abbastanza limitata del nostro territorio, Però la Valnerina. Tutto... È, in termini di immagine, viene fuori che l'Umbria è la terra del terremoto e sapete bene che razza di volano negativo si è generato per quello che riguarda la ricettività. Squarte. Allora. È un tema molto chiaro, lei, tema no? molto... Ambiente, soprattutto la Val Nestore, allora, la Val Nestore che, che si diceva... è partita tra l'altro qui in Regione da una mia interrogazione e dal, dai miei esposti che ho fatto. Allora, ti abbiamo detto tutti quanti che da quel punto di vista non bisogna creare allarmismi, però i dati che noi avevamo in Val Nestore, non solo le testimonianze, ci facevano capire che qualcosa di strano c'era e il fatto che non è una cosa da libro dei sogni come qualche collega della maggioranza aveva dichiarato anche mio coetaneo, lo dimostra il fatto che è arrivato il magistrato, c'è un'indagine che ha sottoposto a sequestro decine di ettari di quella zona e non solo, e credo che quando un magistrato arrivi, io come avvocato, che anche sono esercito, ma fino a poco prima che entrassi in Consiglio regionale esercitavo, l'esperienza mi dice che nel momento in cui un magistrato arriva a fare, diciamo, sequestri di questo tipo, vuol dire che l'allarmismo non c'è, ma qualcosa sicuramente di sospetto c'è. Quindi io lì confido nella magistratura, tant'è vero ho smesso di anche fare degli atti in regione perché credo che la magistratura ci dovrà dire la verità. Per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti è sotto gli occhi di tutto come sia fallimentare in Umbria. Non lo dico io, lo dice una delibera della giunta regionale di pochi mesi fa che ha sancito in maniera chiara che entro il 2020 le discariche in Umbria non saranno più in grado di smaltire ulteriori rifiuti, perché la raccolta differenziata non è decollata nei comuni, quindi le sparate che diceva la giunta del 60-70% in realtà è un'utopia, anche per carenza da parte dei comuni, che non riusciremo, a, dopo il 2020 se c'è un'alternativa vera e credibile non riusciremo a capire dove andranno a finire i nostri rifiuti. Quindi è un totale fallimento la gestione dei rifiuti che vediamo in questi occhi, ecco perché noi proponevamo da una vita la necessità di arrivare alla produzione di CSS. È difficile capire capito sono questioni anche non facilmente capibile da parte delle persone ma la produzione del css che poi poteva essere venduto anche fuori o addirittura eliminato nei cementifici avrebbe sicuramente garantito una chiusura ed efficiente apertura chiusura del ciclo cosa che tra l'altro la giunta qualche mese fa prima della chiusura della legislatura precedente aveva anche dichiarato quindi la determina della regione dichiara che nel 2020 le scariche sono piene. La Val Nestore, poi senza parlare di Gessenu, perché lì potremmo aprire un capitolo minuti. importante, allora, credo for... che anche lì è necessaria una, una svolta. Politica. Allora domanda politica. Guastichi, lei è renziano della prima ora. Io eh, sono, appartengo al Partito Democratico. Assolutamente, però vicino Con alla... A simpatia renziana. Eh, Va benissimo. Eh, si voterà nella prossima primavera il Partito Democratico? Cosa deciderà? Sarebbe da un punto di vista diciamo di razionalità politica sarebbe opportuno andare a votare a giugno subito perché mantenere una situazione di così grande confusione mm. poi alla fine paralizzerebbe solo il Paese fino alle elezioni del febbraio 2018. Sono convinto che si andrà a votare a giugno. Eh, Certamente con risultati legati molto a quello che sarà il futuro della legge elettorale, che oggi purtroppo non siamo in grado di... di Sparta, valutare. Berlusconi lascia intendere, dice che se non c'è un partito, una coalizione che supera il 50%, qualche accordo bisogna approfarlo. Sembra insomma, un Nazareno 2 eh, abbastanza vicino. Ho sentito lei di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni non è d'accordo, ma è d'accordo Salvini, lei che dice? Un Nazareno 2. Noi ovviamente non siamo d'accordo, noi riteniamo che è necessario subito fare una legge elettorale, ci vuole due, veramente due giorni come hanno fatto il decreto salva banche su una notte, la legge fornero su dieci giorni, su cinque ma giorni si può fare una legge. Le io, io personalmente credo che la legge elettorale che oggi parliamo sempre di questioni purtroppo che i cittadini non interessano, ma eh, quella che riguarda le elezioni dei sindaci sia la migliore legge elettorale. Quindi ci sono doppio, doppio turno, i partiti rimangono doppio. e c'è la governabilità. È una legge elettorale che dia governabilità, andare a votare perché, ripeto, se c'è una legge elettorale di quel tipo, la governabilità c'è. Guardiamo i sindaci. Ci vediamo con i voti. Guastichi. allora, al centro-sinistra che voto darebbe oggi per come si sta comportando e quello che sta facendo, da 1 a 10? Poi eh, sì, per il centro A livello nazionale. A livello nazionale, nazionale, ovviamente, io faccio parte della direzione nazionale, devo dare un 9,5 migliorabile. Migliorabile. E regionale? Regionale, beh, siamo un pochino più bassi, eh. siamo attorno al 6 più. Sei più. Tra il 6 più e il 6 meno, però Squat si può migliorare e peggiorare in poco tempo. In poco tempo. Eh, è più facile peggiorarlo o migliorarlo. Eh, Questa è una bella domanda. Visto il trend si può peggiorare facilmente. Guarda, lei per il centrodestra che voti dà? A livello nazionale ovviamente per Fratelli d'Italia bene, un eh, po' meno per quanto riguarda la coalizione. Eh, a livello locale... Eh, il centrodestra deve migliorare molto perché abbiamo con questo sinistra che ormai è in frantumi, Terni, Foligno, a livello regionale. Vediamo un po' come ha fatto Guasticchi però. A livello nazionale. A livello nazionale piace? oggi il centrodestra non benissimo, gli darei un 6. Uh -huh. Invece i fratelli italiani dovrebbero... Per l'Italia assolutamente sì, a livello locale un centrodestra dipende, quello che sostengo io che è il modello Romizzi, 9. Altri centrodestra che ancorati al passato... Come quello regionale, so, quello passato, regionale? Quello regionale deve un pochino migliorare. Siamo cioè, su un 6. Polidori è sufficiente? O... Non è nel mio partito. Allora. Non abbiamo altro tempo, grazie per essere stati con noi, a Marco Vincio Guasticchi del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Squarta, capogruppo dei Fratelli d'Italia, vicepresidente della Commissione per le Riforme Statutarie. Grazie per averci seguito, buona settimana a tutti.